Quarta edizione di Calici sotto le stelle, Notte Bianca 2016. Come si svolgerà questa edizione? Intanto l'edizione quarta di Calici sotto le stelle raggruppa la Notte Bianca, pertanto l'edizione corretta è Calici sotto le stelle Notte Bianca 2016. Questo perché quest'anno viene assolutamente coordinata e realizzata dall'Ecomuseo Petra d'Asgotto e dal Comune di Nicosia. Calici sotto le stelle quest'anno è un evento davvero culturale perché c'è tanta tradizione locale con prodotti a chilometro zero, ma soprattutto la cultura enogastronomica. Per quanto riguarda l'enologia, vini che vanno da nord a sud Italia, in ordine molto veloce, vini del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, del Piemonte, vini della Toscana, vini dell'Abruzzo, vini della Puglia, della Sardegna e della Sicilia. Troverete la carta della rassegna dei vini nella pagina Facebook Calici sotto le stelle, potete assolutamente visionarli. Sono vini particolarmente di nicchia, di cantine assolutamente di pregio, ma Calici sotto le stelle, Notte Bianca non è solo questo, perché anche gastronomia, ed ecco che intervengono i prodotti a chilometro zero, sono i prodotti proprio del territorio, prodotti di nicchia. Potrete degustare nei quattro punti dove ci sono i punti di degustazione, ovvero Piazza Garibaldi, Piazza Marconi, Piazza Santa Maria di Gesù e Piazzetta Valguarnera, ovvero Via Casale. Potete degustare sia i vini che i cibi a chilometro zero e pertanto prodotti assolutamente dalla nostra ristorazione. Per esempio abbiamo a Santa Maria di Gesù il Baglio San Pietro con la cucina della nonna, a Piazza Marconi c'è tutta la carne di cultura nicosiana, in Piazza Garibaldi c'è un pane cunzato. Avremmo a Piazzetta Valguarnera, che è il quarto punto new entry quest'anno, il latte che passione, pertanto lì prodotti caprini di latte, avremmo lì tanta buona cucina semplice e tradizionale nicosiana. Che dire, quest'anno l'evento si arricchisce sempre di più. Naturalmente abbiamo cercato questa collaborazione, abbiamo trovato questa collaborazione insieme all'Ecomuseo. Tutte le attività che appunto stiamo proponendo e che già erano consolidate nel tempo sono appunto legate nel segno della collaborazione e della fattività. Quest'anno il circuito si allarga. C'è questa nuova postazione proprio a Piazzetta Valguarnera, via Casale, proprio perché vogliamo coinvolgere tutto il paese, quindi tutto il centro della città sarà coinvolto nell'edizione di Calici sotto le stelle Notte Bianca. Inoltre ci sarà tanta bella musica, ci saranno postazioni musicali nelle quattro piazze principali, ma anche lungo le vie. Abbiamo coinvolto quest'anno la via Umberto, dove appunto ci saranno tutti gli espositori, come diceva Salvo, a chilometro zero, e la Villa Burrafatto, diciamo quella zona che molte volte viene toccata poco dalle manifestazioni, quindi anche per questo abbiamo creato un programma ad hoc proprio per coinvolgere quella parte del paese. Ci saranno anche tante sorprese che non voglio svelare, ma sarete proprio voi, invadendo le nostre strade, le nostre piazze, a vedere e a godere lo spettacolo. Ci saranno anche le compagnie teatrali che appunto saranno un'ulteriore sorpresa, perché grazie ai loro sketch allieteranno la nostra serata. E poi ci saranno i prodotti enogastronomici, no? Ci saranno le degustazioni. Quindi proprio per questo stiamo cercando di arricchire sempre di più la manifestazione e ci vogliamo augurare anche per questa volta, ma anche per la prossima volta, un'ulteriore crescita e una collaborazione di tutti voi. Siete invitati ad uscire quindi di casa sabato 6 agosto dalle ore 20 lungo le vie della città.
Non perdetevela questa occasione, ci sono davvero delle sorprese che abbiamo proprio deciso di tenere assolutamente in riservo, quasi quasi mi sta venendo di dirle ma non ve le posso dire, scopritele da voi. Sicuramente sarete allettate dalle tre compagnie teatrali, la Filodrammatica Girasole, Nico Satireggiando e gli Amici del Teatro, che nelle varie postazioni che abbiamo già detto prima si esibiranno con degli sketch e terranno allegria a tutti coloro che saranno presenti all'evento. Volevo solo fare delle raccomandazioni. Intanto diciamo che degustare il vino significa saperlo fare, non solo da un punto di vista tecnico enologico, ma anche da un punto di vista mentale. Sappiamo che è una bevanda che contiene alcol etilico, pertanto questo significa che dopo aver bevuto qualche calice di vino non bisogna mettersi alla guida, oppure la macchina, l'auto che vi ha portati qui a Nicosia o diciamo che vi riporterà a casa deve essere chiaramente guidata da una persona che si sacrifica, mangerà solamente, degusterà i prodotti gastronomici ma non dovrà bere alcolici. Non saranno serviti i vini ai minorenni e poi ricordatevi che durante l'evento avrete un calice con una pochette appesa al collo che vi servirà per le varie degustazioni nei vari posti. Il calice è di vetro, tenetelo e custoditelo gelosamente, non fatelo cadere per la strada, perché un calice che si rompe per strada può essere assolutamente pericoloso per chi passa in quelle vie, soprattutto anche per i bambini ma anche per gli adulti. Pertanto molta responsabilità, stiamo attenti, noi vi garantiamo assolutamente un evento dove c'è tanta cultura dentro, dall'enogastronomia all'arte. Voi ci dovete aiutare affinché in tutta questa serata di sabato 6 tutto vada liscio e siate responsabili. Grazie. Ci tenevo tanto a ringraziare i partner ufficiali della manifestazione Calici sotto le stelle Notte Bianca 2016. Senza di loro la manifestazione non poteva essere realizzata e pertanto ringrazio l'azienda speciale Silvo Pastorale, la Confcommercio, la sezione di Nicosia, la Coldiretti sezione di Nicosia, Filodrammatica Girasole, il Moica, gli Amici del Teatro, Nico Satireggiando, Feder Casalinghe, le Metro Stylist, MDT, Movimento del Territorio, Associazioni Veicoli Storici di Nicosia, Motoclub I Baroni, Paolo Lavigna che ha realizzato il logo bellissimo della manifestazione Calici sotto le stelle, non solo video di Adriano Lablunda con i due promo messi a disposizione dell'evento, Tele Nicosia, Radio Onda Libera, Radio Studio 2. Ringrazio tutte le associazioni, ringrazio l'associazione Rangers e l'associazione AMPAS per la collaborazione appunto come associazioni di protezione civile.